bene. Oggi abbiamo presentato il BlackBerry 10, appena arrivato sul mercato italiano. Tra l'altro l'Italia è uno dei 5 paesi in tutta Europa scelto per questo lancio, quindi siamo anche molto orgogliosi della focalizzazione che la nostra azienda ha dato a questo mercato, da sempre importante nel mobile computing e anche nel mondo enterprise. In effetti è una piattaforma questa che guarda moltissimo alle nuove funzionalità consumer, ma preserva e si porta dietro tante delle caratteristiche del DNA di BlackBerry, che da sempre è stato vicino agli IT manager e ai CEO delle grandi aziende. Per far questo abbiamo sviluppato una soluzione estremamente elegante, molto molto efficiente, che è BlackBerry Balance. Permette fondamentalmente di dividere il sistema operativo in due partizioni totalmente separate, una dedicata all'IT manager, che può gestire con le sue policy la sicurezza, l'affidabilità e l'accesso sicuro alle applicazioni e email aziendale, ed una invece personale, in cui il dipendente può navigare all'interno del suo mondo personale e privato. Le due sezioni sono divise, questo garantisce chiaramente all'IT manager di avere totale controllo della sicurezza dei dati aziendali, lasciando comunque totale libertà al dipendente. L'aspetto molto interessante è che comunque, dal punto di vista della user interface, questo è totalmente trasparente per l'utente finale, quindi si possono avere sullo schermo tutte le applicazioni contemporaneamente aperte, e il dipendente può semplicemente con un'icona capire quale delle applicazioni appartiene alla sezione aziendale e quale invece a quella personale, e soprattutto non è in grado di trasferire i dati. Questo è un aspetto chiaramente importante per l'azienda e per la sicurezza, da una parte all'altra. Quindi, insomma, il concetto è che l'azienda evolve, guarda al futuro, ma preserva tutti i valori fondamentali per il futuro del cloud, che sono sicurezza, affidabilità, ed è una soluzione, crediamo, unica, che ci porta avanti di tantissimi anni rispetto. E vi mostro le caratteristiche principali del nuovo BlackBerry Z10. Innanzitutto è un device privo di tasti, quindi già solo per risvegliare ad esempio il device dallo standby io utilizzo dei gesti e ho il completo controllo del dispositivo. Risvegliato il device, visualizzo le applicazioni che sono attualmente aperte e posso spostarmi dalle applicazioni aperte alle varie pagine con le applicazioni installate all'interno del dispositivo. E posso spostarmi velocemente da un'applicazione all'altra. Come vedete, le applicazioni prendono tutto lo schermo, ma velocemente io posso riportare nella schermata e passare a un'altra applicazione, sempre con un solo gesto del dito. E non è presente, come noterete, un'icona per quanto riguarda il programma di messaggistica, perché in realtà il BlackBerry Hub, dove ci sono tutti i miei messaggi mail, messaggi dei vari social network e così via, sono sempre accessibili da qualunque area del dispositivo. Ad esempio, sono qui nelle varie applicazioni, magari ricevo una notifica di un nuovo messaggio, con un semplice gesto io posso visualizzare le nuove notifiche e posso sempre spostarmi verso destra e posso vedere appunto il BlackBerry Hub. Posso anche completare il gesto e spostarmi sul BlackBerry Hub, dove posso scorrere ad esempio i diversi account email, account Facebook, dove posso vedere i messaggi privati, pubblici, i vari commenti, richieste d'amicizia. Posso anche approvare, quindi interagire con questi messaggi direttamente dal BlackBerry Hub, aggiornare lo stato, comporre un nuovo messaggio privato e così via. Questo appunto per tutti i vari social network in cui sono collegato. Un'altra caratteristica importante è relativa alla tastiera, che abbiamo ingegnerizzato in maniera che fosse la miglior tastiera virtuale su dispositivi full touch. Ad esempio, io provo a cominciare a scrivere una nuova email e la tastiera si adatterà, man mano che io la utilizzo, si adatterà al mio modo di scrivere e andrà a suggerire, come vedete ho scritto la C, già mi suggerisce la ciao, e quindi io posso lanciare con un gesto la parola all'interno: ciao, come stai? Come viene suggerito sopra la M, stai addirittura me lo sta suggerendo, perché sa che è una frase che io uso comunemente. Posso anche passare da una lingua all'altra, perché la tastiera automaticamente permette di gestire più lingue contemporaneamente. Ad esempio, scrivo hello, che già mi suggerisce sopra la L, how are you, how, are me lo suggerisce già, addirittura mi suggerisce you. E come vedete non ho fatto nulla, automaticamente lui ha visto che ho iniziato a scrivere in inglese e mi ha suggerito le parole in lingua inglese.
Un'altra caratteristica importante è la possibilità di avere all'interno dello stesso dispositivo due perimetri diversi, un contesto, diciamo, personale, d'uso personale, e un contesto d'uso lavorativo. Se ho attivato il mio device, la mia azienda ha attivato il mio device, io posso velocemente spostarmi, sempre con un gesto, dal mio profilo personale al mio profilo lavorativo. Come vedete, le icone cambiano completamente, sono all'interno del contesto aziendale da cui potrò accedere ai servizi della mia azienda, magari alle applicazioni che la mia azienda mi ha fatto installare, oppure al browser aziendale dove posso accedere alla internet. Il browser è un'altra caratteristica molto importante del nuovo BlackBerry Z10, in quanto è il browser che ha le migliori prestazioni in relazione sia al supporto della tecnologia e degli standard, ad esempio HTML5, sia dal punto di vista delle prestazioni. Ad esempio, apro un sito web, molto velocemente posso muovermi da un sito all'altro, da un'area all'altra del sito, e come vedete le prestazioni sono davvero molto molto performanti. Si chiama Pasquale. Allora, aspetta che non ti vedono ancora tutti. Spero che... Ok. Però forse la tua voce si riconoscerà. E ora sì, va bene. Ciao a tutti, ho appena finito di parlare alla radio, adesso mi tocca parlare anche al telefono. È nuova strategia. Bene, questa. Bene. Beh, comunque, sai, è il tuo lavoro. Questo però sarà molto più piacevole. Volevo dirti, Linus, innanzitutto grazie per questa... come dire, per la tua presenza. Volevo anche farti vedere un attimo che sei di fronte, sì, a circa 250-300 persone, non so se le vedi tutte. Hola. In questo momento le intravedo tutte, ne vedo due molto carine in prima fila. Aspetta, ecco, allora ti faccio uno zoom. Tanto sei una persona iperattiva, no? E oltre, sì, alla tua passione per la musica, sei un grande sportivo, insomma sei uno di quelli che noi, scusate in gergo marchettaro, chiameremo multitasker, no? E soprattutto hai un punto di osservazione incredibile sui cambiamenti della società ogni giorno. Cosa sta avvenendo oggi da questo punto di vista? Cosa dicono i ragazzi oggi su questo aspetto di unire la loro vita privata, la loro vita professionale, fare tante cose contemporaneamente? Ecco, dimmi qualcosa a riguardo. Ma guarda, io credo che l'epoca che stiamo vivendo, come tanti momenti storici, sia ricca di cose positive e altre magari un po' meno. Però la parte più bella credo sia la grande possibilità di accesso che la tecnologia propone. Ti faccio vedere fondamentalmente quello che io vedo sul mio schermo, sperando che funzioni tutto, che la legge, sì, di Murphy, come dire... No, c'è una condivisione, ok. Ecco, perfetto. Tu ora stai vedendo di fatto quello che io sto vedendo sul mio schermo, no? Vedo un sacco di icone. Vedo un sacco di icone. E volevo sapere se questa icona la riconoscevi, cioè questa fotografia la riconoscevi. Guarda, questo è un percorso che parte dal ponte di Verrazzano, passa per Brooklyn, Queens, Harlem e arriva fino a Manhattan, è il percorso del maratone di New York. Non era giusto, non era preparato, ma l'ho riconosciuto all'istante, anche perché l'ho fatto soltanto 11 volte, sai. My entire existence just this way. Rain outside, faith inside of me. The need to run. Non neanche bisogno di presentarti, era nello script, però devo dire anche quando, come dire, sono passato dal collegamento con Linus, devo dire mi sono anche un po' impappinato, perché l'emozione e questo tema della sfida è una cosa che entra proprio nella pancia. Ma sai, io per mia fortuna, diciamo, sono abbastanza allenato, perché di sfide di sfide di quelle che ti, come si dice, che ti fanno svolazzare qualche farfalla nello stomaco, ne ho affrontate tante, e poi arriva il momento in cui trovi anche la capacità, rispetto del tuo carattere latino, di tirar giù la visiera, anche se dopo che lo speaker ha appena lanciato il Gentleman Start Your Engines, 200.000 persone alla tribuna di un ovale urlano in un modo che copre il frastuono dei motori, quindi devi riuscire anche a, se vuoi fare bene quello che devi fare, quello che ti interessa fare, trovare il modo di ritrovare la concentrazione che serve.
ad esempio i ragazzi, no? Che si relazionano tra loro oggi attraverso questi social, bellissimi, voglio dire, io alla loro età forse non avrei fatto altro nelle mie giornate, però anche è vero che i ragazzi su questi social non è che raccontano quando la ragazza li ha mollati, quando hanno chiesto a un amico di fare una cosa e questi li ha mandati in quel paese, raccontano, passami la battuta, le figate che riescono a fare, no? Maschera, ecco, per cui tu sei circondato da un mondo che ti sembra tutto perfetto e tu in realtà invece sai quali sono le tue debolezze, quali sono le tue incertezze. Ecco, noi dobbiamo anche pensare che in fondo le cose sono certamente complicate da farsi, ma sono, se le hanno fatte altre, sono fattibili. E per me, da questo punto di vista, tu mi domandavi dove ho trovato la forza, no? La forza è stata guardare gli altre persone che erano già riusciti a trovare soluzioni che potevano essere utili anche al sottoscritto e poi in qualche modo certamente combinare le cose nel modo che poteva risultare a me più congeniale. Perché poi non è che le cose si sistemano dalla sera alla mattina, può essere passo così a chi magari un giorno ha spento la televisione con Emilio Fede che mi aveva dato morto, certo. E un anno e mezzo dopo mi riaccende la televisione e mi vede di nuovo sullo stesso circuito con la stessa auto fare quasi in apparenza la stessa identica cosa che facevo un anno prima, perché sembra un miracolo, nella realtà ci sono tante tappe intermedie che io ho vissuto. Perché abbiamo capito che il mondo dei prossimi 10 anni sarà molto diverso, primo, perché abbiamo capito che le opportunità sono solo appena all'inizio, perché abbiamo capito che ci sono alcuni valori della nostra azienda che possiamo sfruttare tantissimo e non lasceremo indietro, i valori della affidabilità, della sicurezza, che saranno importantissimi nel mondo della collettività e del cloud di domani.